Con questo telecomando io riesco a gestire benissimo il PC Windows che sta alle mie spalle. Vedete, faccio partire le cose su Netflix, confermo i click, sposto le finestre, semplicemente muovendolo, no? Perché dentro c'è un giroscopio, un accelerometro che riproduce i miei movimenti sullo schermo, sul cursore. Ha un ricevitorino IR che si attacca alla porta USB di qualsiasi PC, però è specifico per Windows 10, tant'è che davanti a tanti tasti, un mucchio di tasti, il tasto Start, il tasto destro del cursore, il tasto per chiudere le finestre, il tasto per avere il multitasking, insomma un sacco di roba, il tasto per lanciare il file manager, gestite volendo tutto da qua. E poi sul retro c'è una bella grossa tastiera QWERTY retroilluminata, e questa è la grossa novità di quest'anno. Questo Air Mouse Neo W2 è retroilluminato, e questa è una buona notizia se lo usate la sera magari al buio con Kodi, no? Guardate un film, non dovete accendere la luce per riconoscere i tasti. Però questa è una delle novità, il modello che sta pilotando, no? Vedete il TV 4K alle mie spalle è un Neo J50C4. Qua ho la confezione, l'ho visto a IFA la scorsa settimana, gli avevo detto che c'era già un modello in consegna a Roma, e quindi da qualche giorno l'ho collegato, lo sto provando. Il nome sembra complicato, J50C4, ma in realtà il J50 indica il processore, e dentro c'è un Gemini Lake, il Gemini Lake più potente di tutti, il Pentium Silver J5005, un sacco di sigle vi sto dicendo, ma pensate che questo processore quad core è in realtà un vecchio Atom, quindi usa la stessa architettura Goldmont Plus, usa lo stesso processo produttivo a 14 nanometri, insomma è un processore che tecnicamente dovrebbe essere, diciamo, appena appena accettabile, che invece va davvero davvero bene, soprattutto perché ha una scheda grafica 605 UHD di Intel con 18 unità di elaborazione, e soprattutto perché poi nella resa pratica con questi 4 core, per quanto sia privo di Hyper Threading, quindi 4 sono e 4 restano, non ne vedete 8, ecco, per dire, lui riesce ad avere prestazioni nell'uso di Windows 10 Pro, come in questo caso, davvero buone, davvero adatte all'uso domestico, all'uso in ufficio, alla produttività, alla riproduzione video 4K, VP9, H265, perché tutto viene accelerato e supportato via hardware. L'estetica, l'esterno, le dimensioni sono un po' più grandi di una Apple TV, diciamo, ci sono tante porte sul retro, comprese 3 USB 3.0, compresa una USB-C, compresa una HDMI e compresa una DisplayPort. Ora, queste tre uscite video vi permettono di pilotare 3 display, e questo è il motivo per cui viene spesso consigliato, no, in ufficio magari per pilotare più cose. È davvero una buona cosa avere 3 display che possono uscire in 4K a 60 frame per secondo, anche se insomma vi avverto, le prestazioni calano un bel po' quando andate a collegare tutti questi display. Già collegarlo alla mia TV in 4K, insomma, lo vedo un po' peggiore rispetto al monitor al quale era collegato 5 minuti fa in Full HD. Altre porte prevedono una Wi-Fi AC Intel, una Gigabit Ethernet, un jack audio che può essere convertito in SPDIF ottico, e quindi ottima ottima cosa per la riproduzione multimediale. Però il suo vero vanto, così come nella serie precedente, è la possibilità di migliorarlo, di aggiornarlo nel tempo. Dentro ci sono 2 slot su DIMM DDR4, voi potete arrivare massimo a 16 giga, anche se Intel dichiara 8, sono 16. E potete aggiungere un modulo SATA M2 SSD ai 32 giga di memoria interna. La memoria interna è una eMMC di tipo MLC. Un sacco di sigle, però insomma, per dirvi che è una memoria di qualità, non è la classica memoriaccia che troviamo che dopo 2 mesi perde prestazioni. Ne Benchmark fa anche dei buoni risultati, tant'è che io ho deciso di lasciarla per l'installazione principale di Windows e affidare ad un secondo modulo da 128 giga che mi ha mandato l'azienda e che viene venduto appositamente per questo modello. Tutto il resto, i dati, l'ho installato all'interno, voi potete chiaramente mettere qualsiasi tipo di modulo di questo formato, M2, comprarlo quando c'è la migliore offerta, potete fare quel che volete, questa è una grossa flessibilità, e volendo, questa è un'ottima cosa, potete fare il boot anche da questo modulo M2. Quindi se volete mettere ad esempio Linux sul modulo M2 e lasciare Windows sui 32 giga, potete assolutamente farlo e poi far partire solo quello, il dual boot, massima libertà. Tra l'altro Linux gira
benissimo su questo hardware, riconosce tutti i componenti principali, dalla scheda wifi alla scheda bluetooth all'uscita audio alle uscite video. Insomma, da questo punto di vista io non ho assolutamente nulla di negativo da dire. Però la cosa che mi è piaciuta, come vi anticipavo, è la capacità di avere prestazioni costanti di questo J5005. Devo dire che Minix dentro ha messo una grossa ventolina con una bella heat pipe, vedete c'è un bel po' di rame a collegare questi componenti, a farlo smaltire, e devo dire che in realtà questa ventola è regolata in una maniera poco conservativa. Insomma, la sentite quando parte, quando si accende, soprattutto sta spesso su valori, diciamo, elevati. Io la vedo su Hardware Info sempre attorno ai 4000 RPM. Ora non so se c'è un errore di lettura, ma in ogni modo la ventolina è singola e si sente. Questo è il vantaggio di garantirvi sempre prestazioni costanti anche negli stress test. Guardate i grafici, la frequenza dei core raggiunge 2.7 GHz, no? All'inizio per i pochi secondi che può, e poi scende ma resta costante, non c'è affatto throttling, anche perché le temperature della CPU sono sempre basse, stanno di media attorno ai 55 gradi, arrivano a 70 proprio quando è sotto stress nei giochi e via dicendo, però la luminosità resta sempre quella, le temperature a contatto sono assolutamente ininfluenti, è sempre freddo, anche toccandolo è sempre freddo, anche sotto è sempre freddo, e quindi le prestazioni sono credibili. Io riesco a farci girare benissimo più applicazioni Windows, un Chrome con una decina di tab aperti e magari accanto Telegram e magari sotto Photoshop. Ecco, sulla suite Adobe, ecco qui devo dire che in realtà ho avuto qualche problema, ma è proprio un problema di software, perché le applicazioni mi si bloccano, sia Photoshop, sia Premiere, sia Audition, magari Photoshop un po' meno, ma insomma sono un po' instabili, non ho capito perché, forse è un problema di driver, c'è una certa instabilità con la suite Adobe e davvero non ho capito perché. Però tutto il resto, mentre lo sto usando in questi giorni, mentre l'ho usato per scrivere, anche per ritoccare le foto appunto, o per guardare qualcosa su Netflix, non ho avuto il minimo impiccio, ed è una buonissima cosa considerando che questo hardware è progettato per consumare solo 10 watt di TDP. Voi vedete nei grafici che il consumo massimo della CPU è di 12 watt, insomma il regime è di 12 watt, e quindi un'ottima cosa dal punto di vista termico, per lo smaltimento e per tutto il resto. Pensate anche che nella riproduzione 4K H265 lui quando può, e non riesce sempre a farlo perché dipende da mille cose, anche via browser, anche su Chrome, anche su Edge, riesce a riprodurre insomma con l'accelerazione hardware in 4K, e non è affatto poco insomma per un computerino come questo. Il vero limite magari l'ho trovato nella scheda video, la UHD 605, è vero, fa tante cose multimediali, ma non è affatto qualcosa di pregiato per i giochi. Anche un emulatore, ma anche un 1080p, un 720p, un Formula 1 2018 al minimo dettaglio, insomma è assolutamente ingiocabile. Devo dire che con questo hardware si può fare qualcosina in 2D, magari giochini del Windows Store come Asphalt 9, però anche là stenta un po'. Insomma, per giocare al di là degli emulatori non lo vedo assolutamente bene, però in tutto il resto è assolutamente consigliato. Pensate poi che il consumo in standby è di soli 0.7 watt, a regime non supera mai i 17 watt, ma lui di solito mentre riproducete Netflix, mentre lo usate, sta sui 5 6 7 watt. È pochissimo, pensate che è pochissimo per un computer completo con Windows 10 Pro installato all'interno, ufficiale, con licenza, attivazione e tutto il resto. Quindi assolutamente un computer consigliato anche in ufficio, soprattutto se volete installarlo dietro sul supporto VESA, ma anche consigliato per tutti quelli che hanno un mini PC della generazione precedente con Apollo Lake, o magari sono passati a un Intel NUC precedente con i3. Questo ha prestazioni in linea con un i3, però costa parecchio meno, soprattutto perché poi è già pronto, non dovete assemblarlo, metterci il case e comprare qualcosa di bare bone comunque che vi costa qualcosina in più. E quindi assolutamente Minix quest'anno ha fatto un ottimo lavoro, un upgrade consigliato un po' a tutti gli utenti interessati ad un mini PC come questo. E vi consiglio anche l'Air Mouse che vi ho fatto vedere all'inizio video, perché funziona bene, soprattutto se non ne avete uno, investite in qualcosa
un po' più di qualità rispetto ai Cinesoni da 10 euro, perché poi alla fine non li utilizzate, vanno male. L'Air Mouse costa circa 30 euro, il Mini PC costa 300 dollari in questo momento, però il prezzo in euro dovrebbe essere, diciamo, di poco superiore. Verranno fatti dei bundle, verranno fatte delle accoppiate anche con la scheda, con il modulo, anzi, SSD, che da solo costa una sessantina d'euro, ma che comprato assieme dovrebbe scendere un po'. Insomma, tutte cose da tenere d'occhio, tutte cose che ho approfondito comunque su hdblog.it. C'è una recensione completa che vi aspetta, sotto in descrizione c'è il link per aggiungerla direttamente insieme al pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.